Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Oggi ci troviamo proprio dinanzi alla piccola porticina del convento. La riconoscerete tutti perché qui era uno dei luoghi preferiti da Padre Pio nella celebrazione di una piccola liturgia, l'Angelus, oppure nell'andare a benedire oggetti, animali, auto che i devoti, i figli spirituali li portavano qui e lui benediva, oppure comunque era un momento di relax, ecco, come questo momento di tranquillità che stiamo vivendo insieme. Vedete in sovrimpressione questo indirizzo di posta elettronica, è qui che ci ha scritto Gianluca. Gianluca che ha attraversato incredibili tribolazioni, trovando così conforto, speranza proprio nella figura di Padre Pio. Una testimonianza che lui vuole raccontarci col cuore. E lui inizia il suo racconto con una serie di eventi tragici che hanno stravolto un po' la sua vita, l'hanno sconvolta. 25 agosto 2021, perde la mamma mentre lavora nel suo hotel da poco riaperto dopo essere stato devastato, derubato da un affittuario senza scrupoli. Oberato dai debiti, afflitto dal dolore, trova un momento di profonda spiritualità. Lui ci scrive: la morte di mia mamma è stata preceduta da un forte odore di rose. Quel profumo intenso lo avvolge mentre lascia l'auto del fratello per tornare all'hotel, un segno che interpreta come una presenza che gli sta accanto, quella di Padre Pio. Il calvario di Gianluca continua con la malattia del figlio Massimiliano, che viene colpito da un melanoma maligno che si diffonde alla gola e alla testa. Il 18 luglio del 2022 Massimiliano muore e Gianluca si trova a fare i conti con un dolore insopportabile. Avevo voglia di ribellarmi fortemente contro il credo cattolico e anche contro Padre Pio. Nonostante la sua fede, le sue preghiere, Gianluca comunque si sente abbandonato, ma ancora una volta un odore forte di rose pervade la cucina di casa sua, un segno così confortante, misterioso. In 2 anni perde sua mamma, il figlio e la sua attività, che deve chiudere a causa di furti da parte di collaboratori. Si sente inutile, di peso, desidera la morte. È in questi momenti di disperazione che la figura di Padre Pio si fa sempre più presente. Padre Pio era lì ad incoraggiarmi con la sua presenza, ci racconta. Nonostante questo distacco dalla Chiesa e questo nuovo cammino intrapreso anche con le chiese evangeliche pentecostali, continuo a sentire una presenza forte, quella di Padre Pio. E durante una serata di evangelizzazione a Cesenatico vede apparire proprio il cappuccino che si avvicina lentamente guardandolo intensamente. Questo incontro rafforza così la sua convinzione che Padre Pio gli sta accanto, lo sta vegliando, gli sta dando dei segni. È allora lì che decide nuovamente di affidarsi a Padre Pio, di affidarsi a Dio, di affidarsi alla Chiesa Cattolica. Questo racconto che arriva da un uomo che, pur attraverso prove, quelle più dure, trova dei segnali di speranza, di conforto in Padre Pio. È un racconto di dolore, quello di Gianluca, di fede e di resilienza che tocca veramente il suo cuore, e noi ti stiamo vicini con la preghiera.